Sulla rivista dell'ANPI, Resistenza, Franco Antonicelli pubblicò nel gennaio del 1965 un articolo che spiega le intenzioni dello spettacolo. Quando scrivevo Festa Grande d'Aprile, avevo alcuni intenti. Pensavo anzitutto che fosse necessario ricordare ancora la tragedia del popolo italiano. Naturalmente ricordavo a 20 anni di distanza, senza odio e col pudore nei riguardi dei miti, della retorica dell'orrore, della retorica del fallimento e della delusione. Perché ricordare? Perché da quei ricordi, ammesso che la conoscenza storica degli avvenimenti sia ugualmente diffusa, il che non è affatto, anzi lamentiamo che non sia, scaturisca tutta la possibile lezione che è insieme morale e politica. Ho scelto alcuni fatti essenziali e ne ho spremuto la lezione per il presente. Il personaggio che si arrampica sugli specchi, per non dire se lavarsene le mani, ed elabora una sua convinta tesi che lo star fuori dai conflitti richieda più coraggio che il prendere parte, bene. Questo personaggio è vivo ancora oggi, è l'uomo delle schede bianche, dell'al di sopra della politica, che conosciamo benissimo, è l'oscuro corresponsabile del fascismo che passa vittorioso. I frondisti, verbosi, velleitari, sono la gelatina che conosciamo, non molto più rispettabili dei vili e degli indifferenti. Ho scelto di parlare della fede nell'azione comune, nella grande lotta unitaria contro quel nemico che si arriva a riconoscere identico per tutti. Fino a quando l'antifascismo non ha accettato la partecipazione della classe operaia alle battaglie decisive, ha perduto e perderà. Il timore che l'esercito dei lavoratori si muova e proceda senza più fermarsi è alla base di tutte le inerzie, i compromessi e i pericoli di soluzioni rovinose di ieri e di oggi. Dico anche che la grandezza della patria non sia, non debba essere più una grandezza militare, e nemmeno l'onore della bandiera sia semplicemente un onore militare. Che ciò che divide gli uomini non siano le diversità nazionali o razziali, ma quelle ideologiche e morali, è detto ovunque, e anche che la patria è ciò che non è diviso e non divide. Credo di aver battuto e ribattuto sulle indegnità e sulle insidie, sempre latenti dell'antisemitismo e di ogni razzismo. Non mi pare che si tratti di pericoli sventati, di timori fantastici. Dico anche in che la verità va cercata da sé e non attesa, come non si attende la salvezza da nessuno. E che il soldato non è un burattino, né il cittadino né l'uomo vanno mai dimenticati in lui, e che dopo la liberazione ci sarebbe stato bisogno di un'altra lotta, e non sembra legittima la pretesa degli intellettuali di leggersi in pace Eschilo, lontani dagli impegni degli altri uomini. Una sola guerra è ancora possibile concepire, tollerare la guerra civile. Parola brutta, fatto brutto, di cui vogliamo la scomparsa per opera nostra, ma è la sola contesa di cui possiamo darci una dolorosa ragione, la guerra contro ogni forma di oppressione. Quale democratico non pensa che le vere rivoluzioni non sono una vendetta e non sono, se non scongiuratamente, un puro scatenarsi tempestoso, ma il frutto di un lavoro ordinato e profondo? Parlo nel mio testo di un lavoro leale, parlo del dovere dello studio. Eppure ammetto che anche la tempesta possa essere necessaria e feconda. E questa è la più sincera delle mie convinzioni. E sentivo il bisogno di parteciparla. Sono con voi, malgrado la distanza, per me una giornata dedicata ad una ricorrenza importante per tutti. E per me molto commovente. Mio padre amava molto la Sardegna e mi insegnò ad amarla al punto che pensai di trasferirmi lì da voi. Poi ho preso una deviazione che mi ha portato nel Nuovo Messico, ma non è detto. Festa Grande d'Aprile è stata una rara occasione della quale ho vissuto da vicino la gestazione, le fatiche e le discussioni con il primo regista, Maurizio Scaparro. E forte è il ricordo dell'emozionante prima al Teatro Alfieri di Torino, all'inizio del 1965. A 20 anni dalla liberazione. Ma più forte ancora è il ricordo di me seduta vicino a papà, nel buio della platea,
in uno stato di esaltazione e paura, in attesa di capire se il pubblico avrebbe capito e sentito quello che sentivo io, mentre guardavo di sottecchi l'espressione di mio padre, che però oggi non riesco a ricordare. Pensare a 70 anni fa, sia che allora fossimo grandi, piccoli o non ancora in questo mondo, è importantissimo per il nostro paese e non solo, soprattutto nell'attuale clima politico e sociale. Riflettere sugli anni della Cimice nella prima parte di Festa Grande deve far parte della formazione dei giovani di ogni generazione. Per questo Festa Grande d'aprile è stata scritta. Sono convinta che possa ancora rappresentare uno stimolo, meno formale ma incisivo, per capire la storia e il suo insegnamento. So che anche Sassari conserva una memoria di quella prima messa in scena, per averla ospitata 50 anni fa in occasione delle manifestazioni per la liberazione organizzate da Antonio Piller e dal gruppo di Musa, alle quali partecipò anche mio padre, che amava ricordare l'attenzione e l'entusiasmo con il quale fu accolto. Una memoria che qualche anno fa è stata rinnovata dall'allestimento a cura di Sante Maurizi e degli amici dell'Istituto Sardo per la Storia della Resistenza, ai quali sono grata anche per aver contribuito al convegno per il centenario della nascita di Franco Antonicelli all'Università di Pavia. Grazie al sindaco di Sassari, alla presidente della provincia, ai ragazzi, agli insegnanti e a Massimo Secchi, preside del liceo Azzurro, all'ANPI e all'ARCI per aver scelto Festa Grande d'aprile per onorare e ricordare la fine del fascismo e della guerra nel nostro paese. Patrizia Antonici. Come si dice? Fare il punto della situazione, ecco.
individuare un obiettivo e muovere là, in quella direzione. A questo problema io spero benissimo i vostri capi. Ma allora, a che cosa potrei provvedere io? Io che non sono una guida, ma un uomo qualunque che come ognuno di voi ha bisogno di guide. Posso limitarmi allora a dire a voce alta quello che di solito si dice a voce bassa, tra sé e sé, come quando si mormora una preghiera. Perché è questa la mia preghiera, è rivolgermi a quel meglio che sento agitarsi dentro di me. È ciò che conosco e non conosco al tempo stesso, ed è anche quello che chiamo il mio Dio. Così faccio il riepilogo di quel tratto di storia che mi è stato dato di vivere, e questo mi è utile, perché mi permette di ritrovare lo spirito nel cuore, ma anche di ripulire gli occhi, che dopo così tanti anni sono ormai coperti di nebbia. Oh, è una storia esemplare, come sapranno anche quelli che allora non c'erano. Mai forse tante tenebre si alternarono a tanto fulgore. Mai il tramonto sembrò confondere così le sue luci con quelle dell'alba. Mai una tragedia poté dirsi così perfetta, da iniziare con un delitto e concludersi con un'espiazione, no, non per un solo uomo, per una famiglia o per una città, ma per un popolo intero. Così, quando io sento fare riferimento a questi fatti, non posso fare a meno di pensare che si parli anche di noi e che solo noi possiamo comprenderne le minime allusioni. Per questo, cominceremo dal giorno in cui si compie un delitto e il mandante poté dire senza paura, ricada pure su di me. Giacomo Matteotti conclude così il suo ultimo discorso in Parlamento. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente genera la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da se medesimo. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, chiedendo il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza. E adesso, amici, potete preparare il mio discorso funebre. Forse ascoltarmi state, tanto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola Rossi e Dumin, il capo della banda, Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avea trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su di una macchina caricato da quegli ignobili del
in mezzo a un bosco fu trasportato là, e quei vili aguzzini gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante. E dopo averlo torto, bastonato, di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili aguzzini moriva Matteotti, capo dei lavoratori. Io credo che sarà una cosa meravigliosa. Lo potremo rappresentare senza che nessuno abbia a dire niente. Capirai, Shakespeare. Non sarà molto, ma qualcosa è. Non sapete quante volte mi incolpo, mi torturo anche di non poter far di più. Ma se tutti facessero qualcosa, questo paese non sarebbe così imbecillito. La gente ingoia tutto, non si accorge di niente. Scusami, ragioni più per gettarle addosso una piccola luce fastidiosa che la mette in agitazione. Oh, il malcontento c'è. C'è bisogno di allargarlo, di organizzarlo, di farci tutti un esame di coscienza. Una piccola serpe si nasconde bene nell'erbaglia, giusto? Ma una volta che ho mosso, non c'è antidoto che tenga, tanto è la sorpresa. Beh, ma allora, mettiamo su questo Riccardo III, vedrete se non avrà il suo effetto. Guardate, chi non riconoscerà il Riccardo? Mussolini dopo l'attentato di Matteo. Vi fu mai donna corteggiata in questo stato d'animo? E vi fu mai donna sedotta in questo stato d'animo? È evidente che il piano è in Italia. La farò mia, ma non la terrò a lungo. Anche questa volta, non vi pare, sarà travolgente. Mio signore, non siete in camicia nera quest'oggi. Neanche lei, nobile duca. Guardate, stasera piove. Invece di andare al cinema, potresti iniziare a provare la commedia. Stasera piove. Ma io vi dico, in modo inequivocabile, che domani farà bello! E tu non reciti? No, io non so recitare. Non sai recitare? Camicia nera della rivoluzione! Io vi dico che sono matematicamente sicuro! Ho detto matematicamente sicuro che tutti gli italiani sanno recitare! E se si tirasse fuori quel nostro scherzo? Ma questa è un'idea fantastica! Silvia, vieni qua! Facciamo la canzone dei treni che arrivano in orario! Non si può mai, non si può pensare, non ci devono dare.
sotto il monte. Forse è meglio nulla. Mentre italiano audizioni radiofoniche Egar. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Parano. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la sovracchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze AMI deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È finita! La guerra è finita! Si torna a casa! Ma cosa dici? Chi l'ha detto? Parati, non hai sentito? Ma ha detto forse pace separata. Separata o no? Ma ha detto armistizio! Oh, l'armistizio non è la pace, è molto grave. E poi cos'altro ha detto? Per noi nulla. Mi pare che basti. Ma ci sarà un ordine, un dispositivo, qualcosa di prestabilito. I tedeschi che cosa faranno? Tenimmo un alleato! Ma tenimmo chiuso! Non un ordine. Nessun ordine. Che ordini vuoi che ci siano? Di tornare a casa. Dove andate? Anche tu. La guerra è finita. Non è finita. Comincia in questo momento. È finita quella dei bollettini del vecchio governo. Ma qui in Italia ne comincia un'altra, che in tutta Europa si combatte da tempo. La guerra per il destino dell'uomo. Ah, e chi la comanda questa guerra? Nessuno. Nessun maresciallo, voglio dire, ma qualcuno di voi. Chiunque di voi potrà essere Garibaldi. Una guerra in cui c'è più bisogno di soldati, delicato. Ma l'esercito? Tutto il popolo sarà un esercito. Sarà una guerra lunga, crudele, senza patti. Non c'è niente da conquistare, né terre né bandiere. C'è solo da distruggere i nemici. Distruggerlo come bestie infette. Voi siete contadini, no? Sradicare la vigna, fare lo scasso, rivoltare il terreno, piantare il vigno nuovo. Distruggere l'odio, il fanatismo e la violenza. Non volete questa? Io voglio solo la pace. Voglio tornare a casa. Avrai la tua pace, soldato, se non fare la tua guerra. Vi dico, affrettatevi, la strada è là. Ma i tedeschi? Non ti fate prendere. Sono le porte di tutte le città. Fra poche ore comincerà lo sterminio. Ma che vai dicendo? C'è la pace. Con i nazisti non c'è pace. Non gettate le armi. La strada è brava. Ma sarà una guerra lunga. Mosca è salva. Stalingrado è libera. Se si combatte sembra la vittoria. Ma sarà lunga? Non finirà tanto presto. Non finirà nemmeno quando avrete gettato le armi. Nemmeno quando sarà proclamata la vittoria. Bella roba. E allora fate la vostra parte. Ehi, predicatore, ma tu chi sei? Chiamavano il professor Cora. Hai uno scelto curioso, sembresti uno straniero. Infatti, sono cecoslovacco. Mio nome è Fuci, Julius Fuci. E allora di che ti vai impicciando tu? La nostra è un'altra storia. Ci penserai Deo, Badoglio o qualcheduno. Anche quella signora che è passata poco fa ha detto che ci deve essere un ordine. Non ci pensa né re, né Badoglio, né qualcheduno. Fra poche ore a Roma non ci sarà né corte né governo, non c'è ordine. Bisogna che qualcuno di voi ci pensi. In tutto il mondo ormai è la stessa cosa. Te va a morire con le tue storie. La cosa è fatta. Le mie storie cammino. Ma che vai dicendo? Stamani è 8 settembre 1943. Qualcuno è stato decapitato a Berlino. L'uomo non diventa più piccolo, anche se accorciato della testa. E saresti tu il morto. E noi dovremo ascoltare un morto. Un fantasma! Uomini, vi amavo, vegliate. Figli, se avremo giù.
Facevano paura. Anche un pensiero che nemico un soldato pericoloso. Ho messo in ferri un nostro soldato perché aveva con sé un testo di traditori. Quale testo? Perché hai detto una canzone di traditori? Perché dimostra una stupida paura e una vergognosa stanchezza. Si combatte dove il Führer comanda. La patria è dovunque arriva in ordine nel nostro Führer. Voi non colpite i traditori. Il Duce non ha giustiziato chi l'aveva tradito. Parliamo un linguaggio diverso, tenente. Io posso anche ammirare la vostra flessibilità. Sono un soldato. Arrivo a capire. Ma il fanatismo non è una virtù. Non è nemmeno coraggio. È uscire da se stessi. Questa guerra non ha leggi. Per questo vi combattiamo. È vero che in Germania si torturano, si annientano, si uccidono centinaia e centinaia di persone razziate in tutti i paesi. Ma non capite che non si può fondare niente sulla mancanza di ragione. È vero dunque tutto quello che si dice. Non mi riguarda. Ma è la verità. La verità è merda. Scusate. Tenente, poiché vi devo accusare di 184 persone, fatte morire per ordine vostro e con la vostra stessa partecipazione all'eccidio. E voi non avete e non vi degnate di trovare una sola giustificazione. In nome del popolo italiano vi dichiaro colpevole e vi condanno alla pena di morte mediante fucilazione.
Tenente, voi siete abituati a mettere sul piatto della bilancia 10 vittime nostre per ogni vostro soldato abbattuto. Beh, io ne metto una sola, voi, per 184 che ne avete fatte morire. Il conto torna? Il conto torna. Avete qualcosa a dire? Ve lo concedo. Anzi, ve lo chiedo io. Tenente, io ho provato a capirvi. Forse avrei dovuto guardare più a fondo nella vostra coscienza, ma non ne ho il modo. Avrei dovuto conoscere la vostra vita. Ma voi qui non siete altro che una divisa. E questa io devo giudicare. Avrei una domanda sulle labbra e vorrei farvela. Anzi, gridare. Da dove venite voi tutti? Da quale buio lontano? E chi è questo vostro capo che non ordina altro che il sangue? Ma voglio che sappiate che noi non odiamo il popolo tedesco, nemmeno il soldato tedesco, ma il nazista. Perché speriamo che non siano la medesima cosa. Sono sicuro che anche nel vostro popolo sorgerà qualcuno un domani che si rifiuterà di adorare il sangue e si vergognerà di avergli ubbidito. Ma tenente, non dite soltanto il vostro pazzo Heil Hitler, dite non so quale Germania, ma viva la Germania! Heil Hitler! Guardavo via. Siete colpiti, vero? Questo è il mio giudizio. Egli non è un soldato. Anche tu sei una piccola ebrea sventurata.
Voglio tornare al mio ghetto. Ah, ma tornerai. In primavera tornerai. Vedi che sei ancora in piedi. Resisterai ancora. La primavera sta per arrivare. Tutti gli anni ricordo. E poi hai sentito chi ha detto lì. Gli alleati sono già a Reno. Ma dov'è il Reno? Ah, non è molto lontano. Voi tornerete e la vita sarà per voi ancora qualcosa che conta. Anche per me forse. Ma ho paura. Gli uomini parlano sempre di speranza. Ma la speranza è solo degli adulti, perché essi ne hanno bisogno. Hanno alle spalle una lunga esperienza di delusione. E forse senza speranza non vivrebbero più. Per noi più giovani, invece, tutto è certo oppure è niente. Ma voi che cosa dite? Come bisogna guardare la vita? Con gli occhi del fanciullo o con quelli dell'uomo? Gli occhi del fanciullo, certo, vedono meglio tutto intorno, ma gli occhi dell'uomo vedono meglio dentro. Oh, ma io sono già un adolescente, quasi una donna, anzi, ho già passato i 14 anni. Ad ogni modo, voi ce la farete, sono sicura. Siete ancora robuste e io invece no. Forse sono malata. Oh, andrete via e dimenticherete tutto, perché un pezzettino di cielo, nonostante questo tutto, rimarrà nel cuore degli uomini. Una cosa però non dovete dimenticare. Sì, certo, sì, cosa? Quando tornerete, promettetemi di andare ad Amsterdam. Oh, vedeste com'è bella Amsterdam. E poi Olanda. Ah, l'Olanda. L'Olanda è la mia seconda patria. E ci ho trattati bene in un gruppo. Quando volevano portare via tutti gli ebrei, sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto un grande sciopero di protesta ai bravi olandesi. Da voi hanno scioperato? No, ma quelli che hanno potuto ci hanno dato una mano. Là, a Trastevere. Hanno sofferto anche loro. Dunque, sentite, dovete andare alla mia casa. È sul canale Prinsengat, vicino alla Westerton, la torre dell'orologio. Sentirete come suona ogni quarto d'ora. Come vorrei risentirlo. Ah, a me piaceva, alla mamma invece dava fastidio. Vedrete un grande castagno alto fin sopra la casa. E chissà quanti gabbiani bianchi volare là in alto nel cielo. Salite su, non ci deve essere più nessuno. Come faccio a spiegarvi? Insomma, chiedete, arrangiatevi. Vedrete che al primo piano c'è una scaletta di legno che porta al secondo. C'è una porta a destra. Anzi no, entrate in quella di sinistra, è tinta di grigio. Non ve l'aspettereste che ci sia un alloggio. È segreto. Chissà in che stato sono le stanze. Ma guardate, vi prego, cercate. Forse per terra, tra tante tante carte e chissà quanta roba calpestata, ci deve essere il mio diario. C'è, di sicuro c'è. È un quaderno nero, i fogli sono quadrettati di rosso. E Kitty, il mio diario. Mi piaceva scrivere. E mi piace scrivere. Potrei diventare una scrittrice se solo vi dico. Ad ogni modo, promettetemi che lo cercherete. Non l'avranno ancora trovato quelli là. Promettetemi di conservarlo. Sì, se fosse vero, te lo promettiamo. Bandiere della gioia, il grido dei giornali, sembrano travolgere. Qualcuno è una partigiana quest'oggi, o forse ha un buon bracciale che fa di lui un patriota. Sotto però c'era un altro che l'assicurava al servizio della polizia tedesca. C'è gente qui in mezzo che fu colpevole, ma altra ve ne fuori che lo è ancora. E ve ne altra in casa, altra che tenta il confine. Qualcun altro si è imbarcato su un camion tedesco. Ah, ma gli va male. Siamo alla fine di aprile, il carnevale è passato e le maschere sono proibite. Una maschera, quando non è più carnevale, ispira solo tristezza e non so quale presagio pietoso. Ma
Che cosa gridano? Mussolini è stato arrestato dalle guardie confinarie italiane all'estero sul lago di Como mentre tentava di riparare in Svizzera. L'ex-Kutscher viaggiava in automobile da solo, frammischiato a una corona tedesca di circa 38 mesi. Indossava una divisa della milizia e portava un cappotto tedesco per essere confuso con le truppe germaniche. È stato riconosciuto, l'ex-Kutscher è stato fermato a Tongo. Nella colonna si trovavano anche altre autorità del regime, delle quali è in corso il riconoscimento. Gli arrestati avevano con sé molto denaro, oro e sterline. Oro, sterline e sangue. Ciò che è cominciato con il sangue è finito nel sangue. La fine nell'udibrio, nella rissa, nella violenza, nella fuga, nella pazzia e nel sangue. A un giorno di distanza l'uno dall'altro, la morte, correndo con in mano la sentenza scritta della giustizia dei popoli, ha badato che fosse eseguita. E ora che Mussolini è stato appeso come una bestia da macello, laddove egli usava mettere in mostra la sua selvaggina, mentre Hitler è arso con odore di demonio nel suo stesso inferno, e solo la devozione di due donne è rimasta immutata fino all'ultimo momento. Ora possiamo dire: la scena dell'Apocalisse è finita e l'espiazione è completa. Completa davvero? Il fungo velenoso di Hiroshima fa parte di quell'Apocalisse o l'inizio di un'altra? Ecco che cosa sta sulle nostre spalle, amici. Per ora siamo al canto in exitu Israel d'Egitto. I superstiti ritornano dai campi della battaglia e fra le case distrutte ritrovano la loro patria. Scusa, ma che cos'è una patria? La patria, la patria è tutto ciò che non è diviso e non ci divide. Così, cari amici, compagni, cittadini, quello che dovevo dirvi io ve l'ho detto. Posso congedarmi da voi, ma voi continuate pure con i vostri discorsi. Aspetta, abbiamo sofferto tutto questo che ci hai evocato. Avevo 20 anni quando è scoppiata l'elezione fascista. Il corpo era infetto e i buboni sono scoppiati. Avevo 20 anni. Null'altro che 20 anni e ho raddoppiato la posta per avere la libertà. Forse la mia colpa è stata proprio quella di averla soltanto ricevuta. Però mi sento come smarrita. Cos'è cambiato? È cambiato che abbiamo la testa sulle spalle, gli occhi per vedere, la lingua per parlare. È cambiato che abbiamo di nuovo tutto ciò che avevamo perduto. Certo, dobbiamo essere più acuti di un tempo, perché dietro tanta apparente saggezza quanta vera ipocrisia si può nascondersi. Di lì appiattito e poi gonfio può ripresentarsi il nemico. I più infami non sono i violenti, ma quelli che aspettano di farsi pagare il sangue che non hanno versato. Prego. La rivoluzione è fallita. Siamo stati troppo generosi. Tu come lo spieghi? Lo spiego così. Non è stata fatta. E la rivoluzione non è una vendetta. E non è nemmeno una tempesta. Ma è il lavoro leale che il contadino fa nel suo campo. Passo dietro passo. Scusami, ma tu credi davvero che chi deve sopportare con tanto dolore e tanta pazienza si possa accontentare di sentire quello che tu dici? Insomma, che la rivoluzione è un contadino leale? Questo io non posso saperlo. Io non giudico della pazienza, ma della lealtà. E lealtà significa il lavoro giusto, perciò che deve nascere giusto. Ma anche la tempesta un giorno potrebbe essere una cosa leale. E ora dimmi, quanta strada hai fatto tu in questi anni? C'è qualcuno di voi che possa alzarsi e dirmi: io sono veramente libero? Ecco, è questa la risposta che aspetta la nostra amica. Prego. Certo, quel tempo che si combatteva è stato bello, nonostante tutto. Ma... No, non carezziamo troppo quel tempo di tragedia, o rischiamo di cavarne solo un idillio, un'elegia. Continua, ma... Ma che cosa è servito tutto quello? Il prima, il dopo? Davvero a nulla, se ancora me lo chiedi. Ma non crediate che tutto sia così semplice. A volte mi rendo conto che questa spina è anche nel mio cuore. E allora penso a tutti coloro che hanno saputo più di noi due. Tutta la purezza del mondo sta nel calice della loro morte. Quindi dobbiamo pensare a quelli che sono morti? Non c'è ancora tanta terra sui loro corpi, non sono cresciute tante erbe sulle loro tombe, che non si possa sentire la loro voce.
Mamma, in questi ultimi tempi ho cercato di capire a che cosa appartenevo. Mi sembrava che nessuno lo sapesse più a che cosa apparteniamo. E dicevo di volta in volta a me stesso, a te, mamma mia cara, alla famiglia, alla terra dove sono nato, a quella dove sono vissuto, agli amici, alla nave, ai miei studi. Il cerchio si ingrandiva man mano e alla fine ho capito che è la circonferenza del mondo. Appartengo al mondo intero e questo lo so con sicurezza. E il mondo mi ha chiesto di fare qualcosa per lui. Ecco cosa ho fatto. Se vivevo, chi potevo essere? Muoio. E lo so, divento qualcuno. Non rattristarmi. Devi sapere, mamma, che i morti chiedono gioia. Naturalmente tu pensi che io svanisca nel buio del passato, ma non è così, mammina. E tutti voi miei amati, sono sicurissimo che non è così. Io crescerò e diventerò maturo. Vivrò in voi col cuore occupato e voi continuerete a vivere. Perché sapete che io mi trovo davanti a voi e non dietro di voi. È davvero così? Ecco le ragioni, tutte le ragioni che ci devono persuadere di guardare al mondo. E ora coraggio, amici, perché l'inverno è stato troppo lungo, ma la festa grande di aprile è comunque arrivata. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora di furia la battaglia. Marca buona, ti sei ritirata, sì, sa, la moda cambia quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice borghese, forza che è giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. Omaggio a un germano, alza il braccio destro al saluto romano, ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. Settimane, miei cari tedeschi, maturano le nespole persino sui peschi, l'amato Duce Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre sardi. Forza che è giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fascisti si fa vedere spesso e non certo tristi, forse non ha capito e sono proprio tonti.